Signori e signori, il mio nome è Willy Wonka e questa è la mia fabbrica di cioccolato. Io adoro il cioccolato! Perché siamo seduti così? Perché fa freddo! Io, Willy Wonka, ho deciso di permettere a 5 bambini di visitare la mia fabbrica. 5 bambini? Noi siamo bambini? Penso di sì! Potranno visitare la fabbrica e i 5 bambini che all'interno della loro tavoletta di cioccolato troveranno un biglietto d'oro. Ma è impossibile! Io amo il cioccolato! Quanto mi piacerebbe visitare la fabbrica di cioccolato, sarebbe il mio sogno. Ma aspetta un attimo! Che c'è? Ho un'idea! Chissà dove sarà andato. Oh, è già qui! Ta-da! Cos'è? Una tavoletta di cioccolato! E vai! Ma non basta! È impossibile trovare un biglietto d'oro al primo tentativo! Trovato! Ma com'è possibile? Sono un ragazzo fortunato! Ma... Andrò nella fabbrica di cioccolato! Andrò nella fabbrica di cioccolato! Ma io ci tenevo tantissimo. È sempre stato il mio sogno visitare la fabbrica di cioccolato. È un vero peccato vedere i propri sogni infranti così. Beh, peggio per te! Vediamo quali altri bambini hanno ottenuto la tavoletta di cioccolato. Ciao, io sono Augustus Globe e mi piace il cioccolato. Quando ho trovato il biglietto d'oro, stavo mangiando una barretta di cioccolato. E mentre la mangiavo, mi sono accorto che non sapeva né di cioccolato, né di cacao, né di fragola, né di cappuccino, né di pistacchio, né di cacao, né di torroncino. Arriva il dunque! E ho trovato il biglietto d'oro! E per festeggiare ho mangiato un'altra tavoletta di cioccolato. Oh, forse dovrei comprare anch'io tante barrette di cioccolato. Guardiamo il prossimo vincitore! Io sono Verruca Salt. Verruca? Come quella che ti viene sui piedi? E ho detto a mio papà che volevo un biglietto d'oro. Papà, voglio un pony. Papà, voglio un gatto. Papà, voglio uno struzzo. Papà, voglio un unicorno. Papà, voglio un biglietto d'oro. Mio papà ha una fabbrica di noccioline e così ha chiesto alle sue dipendenti di smettere di snocciolare noccioline e cominciare ad aprire tavolette di cioccolato. Ed eccomi qua con il mio biglietto. Che viziata. Mi piace. Chi sarà la prossima? Io sono Violetta Beauregard e sono una campionessa. Violetta ha vinto un sacco di premi in questi anni. Mi domando da chi abbia preso. Sono una campionessa in gomme da masticare. Questa gomma, per esempio, la sto masticando da 3 mesi. Che schifo! Ho vinto un premio per questa gomma. Questo sì che è un record. Anch'io, essendo sua madre, ho vinto molti premi, come majorette. Quando ho sentito di questa cosa del biglietto d'oro, ho smesso di masticare gomme e ho cominciato con le barrette di cioccolato e ho trovato il biglietto d'oro. E di giornalisti perché l'hai trovato? Perché io sono una campionessa. Che tipa! Chissà se puzza quella gomma da masticare. Non mi ci far pensare. Rimane solo un bambino, non ce la farò mai. Capita, ma almeno il cioccolato è buono. Uffa! Asciugati il naso con questa. Ma cos'è? Boh, l'ho trovato nella tavoletta e non so che farmene. Hai trovato l'ultimo biglietto d'oro? Hai trovato l'ultimo biglietto d'oro! Questo lo tengo io! Ma ti offro la pizza per un anno intero! Ci sto! Andrò nella fabbrica di cioccolato! Andrò nella fabbrica di cioccolato! Andremo! Giusto. Ciao a tutti bambini! Ciao a tutti bambini, io sono Willy Wonka. È strano proprio come nella TV. E sono qui oggi per portarvi nella mia fabbrica di cioccolato. Ma quanto è lungo il suo cappello? Alla fine uno di voi vincerà anche un premio. Che premio, signor Wonka? Ah, è tutto dove sbuchi fuori. Non farmi domande. Andiamo! Migliori amiche per la pelle. Siamo arrivati. Questa è la prima stanza che voglio mostrarvi. Non agitatevi. Wow! È bellissimo! Cosa? Oh sì, è molto bella. La cascata è fatta di cioccolato. Voglio mangiarlo tutto. Anch'io. Assaggiate la mia erba. L'erba si può mangiare? Ma certamente. Ogni cosa in questa stanza è commestibile. Tutto? Tutto! Allora potete cominciare E a... vai! Come non detto. Buona questa erba di zucchero! Me la mangerai tutta! Anch'io! Le mele sono tutte caramellate! Papà, voglio la fabbrica di cioccolato! Non puoi prendere la fabbrica di cioccolato? È mia! Ma non smetti mai di masticare! No, altrimenti non sarei una campionessa! Che schifo! Adoro il cioccolato! Voglio berlo! No, ragazzino, fermo! Wow!
piaciuto. E adesso che facciamo? Ci facciamo le barrette di cioccolato? Scherzavo, scherzavo, lo raccoglieranno gli Oompa Loompa. Gli Oompa Loompa? Il più maccioso e stupido. Ma dobbiamo sentire tutta la canzone? Ma certo. Lo fanno salire su per il tubo? Certo, cosa potrebbero fare altrimenti? Sarà un bel lancio da manuale, un gran risucchio verticale. Nemmeno un graffio né un dolore. Augusto Stop non soffrirà. Ma questa Augusto è la fabbrica degli incubi. Non soffrirà. Spero di uscire vivo da qui. Andiamo avanti. Billy, dobbiamo trovare un modo per uscire da qui. Io non ho paura. Beh, peggio per te. Eccoci nella seconda stanza. Questa è la stanza più importante di tutta la fabbrica. Divertitevi, ma non toccate niente. Sembra un laboratorio di scienziati pazzi. Papà, voglio il laboratorio. Venite a vedere il mio nuovo esperimento. Ecco qui. Tutto qui? Sai almeno di cosa si tratta? È una gomma. Sì, è la gomma più straordinaria e sensazionale dell'universo. E sai perché? Sai perché? Questa gomma sarà ciò di cui avrete bisogno per colazione, pranzo e cena. Questa gomma contiene zuppa di pomodoro, roast beef e torta di mirtilli. E perché si dovrebbe mangiare? È la mia idea di gomma. Oh, aspetta, non puoi mangiarla, ci sono ancora delle modifiche da fare. Troppo tardi. È straordinario! Zuppa di pomodoro, me la sento scendere in gola! Sì, sputala! Roast beef con patate arrosto, croccanti e burrose. Sì, ma quello che mi preoccupa è torta di mirtilli congelato. Appunto. Che succede al suo naso? Sta diventando viola. Violetta è diventata viola. Ma è normale, signor Wonka. Lo avevo detto che c'erano ancora delle modifiche da fare. No, un mirtillo. L'ho fatta provare a 20 Oompa Loompa e tutti e 20 si sono trasformati in mirtillo. È strano, eh? Perché non l'ha detto prima? Speravo che questa fosse la volta buona. Cosa facciamo? Oh, arrivano gli Oompa Loompa. Cantiamo. Masticare, masticare, masticare. Tutto il dì, tutto il giorno mastica. Tutto il giorno mastica. Tutto il giorno mastica. Bene, è stato divertente. Andiamo avanti. Eccoci nella nuova stanza. Sbaglio, siamo rimasti in tre. Eccoci nella nuova stanza. Questa è la stanza degli scoiattoli. Oh, ma che carini! Io voglio uno scoiattolo. Non puoi, sono gli operai della mia fabbrica. Ma io ne voglio uno. Scusa, ma non hai notato che i bambini stanno diminuendo? Non ti conviene fare la scema, e se lo dico io. Ma io ne voglio uno e vado a prenderlo. Oh, ah, no! Lasciatemi stare! Non l'avrei mai detto. Meno una. I bambini di oggi mi spaventate. Niente canzoncina? Andiamo avanti. Eccoci nell'ultima stanza. Oh, mettetevi gli occhiali. Qua la luce potrebbe accecarvi e noi non vogliamo questo, giusto? Io ho già i miei occhiali. Ottimo, questa è la mia ultima invenzione. La televisione cioccolosa. Mi sono detto, se la televisione può spezzettare le immagini in mille pezzi, perché non posso farlo anch'io con la mia tavoletta di cioccolato? In che senso? Guardate. Ognuno potrà avere la propria tavoletta di cioccolato prendendola dalla televisione. Coraggio, prendila! Wow! Fortissimo! Voglio entrare anch'io nella televisione. Aspetta! Se lui finisce dentro vinco io, giusto? Sì. Forza, Billy! Ah! Guardate! Sono dentro la televisione! Cambiamo canale! Forte! Cambia! Divertente! Cambia! Ok, ora voglio uscire. I bambini si stufano sempre della televisione. Come esco? Coraggio, prendilo. Ok. Mettimi giù! Mettimi giù! Possiamo farlo tornare a grandezza naturale? No, per questo le tavolette di cioccolato vengono teletrasportate giganti. Perché poi nella televisione rimangono piccoline. Quindi rimarrò così per sempre? Tranquillo, Billy. Ho qui un biscotto minuscolo che ti farà tornare normale. E dove lo hai preso? Me l'ha regalato Alice. Alice chi? Alice nel Paese delle Meraviglie. E dove lo tenevi? In borsa. Ecco.
Ecco perché te la porti sempre in giro. Au! Sono di nuovo grande! Beh, l'unica che non è finita in qualche strano laboratorio sei tu. Com'è che ti chiami già, ragazzina? Eleonora. Eleonora, giusto! Beh, vinci una quantità infinita di cioccolato per tutta la vita. E divento proprietaria della fabbrica di cioccolato. E diventi la proprietaria della fabbrica di cioccolato? C'è scritto piccolino sul contratto. C'è ancora gente che legge i contratti? Sei sveglia, eh? Però è solo grazie a Billy se sono qui. Davvero? Sì, perché mi hai regalato la tua tavoletta col biglietto d'oro. Ogni volta che aprivo una barretta trovavo un biglietto. Quindi vorrei che fossimo entrambi proprietari della fabbrica. Ma allora siamo migliori amici! Purtroppo. Ragazzina, te ne pentirai, lo sai? Probabilmente. Beh, allora seguitemi. Dove andiamo? Nel mio ascensore di cristallo. Perché? Coraggio, salite! Bene. Saliamo! Già. In che piano va? Non lo so. Non voglio salire mai più su quell'ascensore. Neanche io. Adesso sono super elastica, diventerò una campionessa di atletica. Che schifo, io sono ancora piena di rifiuti. Papà, voglio una doccia nuova. Però visitare la fabbrica di cioccolato è stato un sogno. E ora siamo i proprietari. E insieme alla fabbrica abbiamo realizzato degli zaini e delle felpe per voi del team Olivieri. Perfette per questo Natale. Noia da back to school? Ancora per poco! È arrivata la nuova collezione scuola del team Olivieri. Per la prima volta ecco gli zaini in due colorazioni diverse. E poi gli astucci e ancora le felpe e le magliette. Ci sono tutti i personaggi del team Olivieri: Ele, Billy, Azzurra, Ice, Violet e Pink. La collezione scuola team Olivieri tutta per te, per andare a scuola sempre al top. Solo su nerdoverdose.com.